32 aperture, 11 borghi sulla nostra regione, fanno vedere angoli del territorio che normalmente rimangono inesplorati e non conosciuti. Quindi un plauso a questo tipo di iniziative, per noi sono fondamentali perché va bene un turismo di massa, ma un turismo culturale consapevole che possa scoprire le bellezze e le peculiarità dell'Abruzzo per noi è fondamentale da sostenere. La proposta è molto varia, si parte dai borghi per arrivare a percorsi naturalistici, percorsi storici, urbani, palazzi privati mai aperti al pubblico, chiese di diversa natura, monasteri, Sant'Angelo in Ocre, che è una chiesa meravigliosa edificata su una rupe nel 1400, oppure che so, percorso naturalistico a Bolognano, cascata e una piscina naturale immersa nel verde, oppure posso dirvi la passeggiata dalla collina per arrivare al mare sulla costa dei Trabocchi e capire come funzionano i trabocchi, salire su un peschereccio per vedere come funziona un peschereccio, entrare in un ex campo di prigionia della Seconda Guerra Mondiale, oggi caserma dei Carabinieri. Insomma, bisogna prendere l'elenco, vedere e visitarli tutti.